Dopo Tech and the City parliamo a 7 sera di viaggi. Questa sera parliamo di Israele, una meta vicina ma molto molto interessante e molto piacevole. Tra poco vedremo anche delle immagini. Andiamo a conoscere i nostri ospiti, Carlo Menegazzi della MCS, ufficio stampa King Holidays. Buonasera. Buonasera Giulia. Buonasera Pietro De Arena, direttore marketing, ufficio nazionale israeliano del turismo. Buonasera. Buonasera Giulia. Allora, iniziamo subito da un tour operator. Che cos'è? Il tour operator è un'azienda che organizza viaggi e vacanze assemblando tutti gli elementi che li compongono, quindi prende i voli, prende gli hotel, prende i servizi a terra, le guide, le assicurazioni, le mette insieme e crea un viaggio finito che viene di solito pubblicato nei cataloghi che si trovano poi nelle normali agenzie di viaggi. Come quelli che vediamo. Come questi, esattamente. Uno dei punti di forza del tour operator è la sua solidità economica, quindi la possibilità di generare economie di scala e quindi garantire dei prezzi molto competitivi. Un'altra cosa è la sicurezza, l'esperienza, l'affidabilità, almeno nel caso di King Holidays, naturalmente. Ecco, per spiegarlo con facilità ai nostri telespettatori, se noi prenotiamo un volo e siamo in due, naturalmente avremo un certo tipo di tariffa. Se invece voi prenotate un volo per 50 persone, è chiaro, abbiamo delle tariffe molto più competitive, certo. Così per gli hotel, così per i ristoranti e via discorrendo. Ma poi sai anche proprio il lavoro di organizzare il viaggio. In molte destinazioni è veramente complicato, quindi non è così semplice come può sembrare. E poi è molto più sicuro se si ha alle spalle un tour operator, perché assistenza ci sono delle 24 ore su 24, quindi sicuramente un vantaggio importante. Dove è più sicuro essere in tanti e avere alle spalle un tour operator. King Holidays, parliamo di King Holidays nasce in Italia nel 1992, quindi parliamo di un'azienda che ha più di 20 anni alle spalle, ma alle spalle c'è anche una grossa multinazionale portoghese specializzata nel turismo, con sedi in diversi paesi europei e anche in Brasile, quindi in America Latina. È un tour operator fatto di persone, di grandi amanti e appassionati del viaggio, quindi un tour operator di persone che conoscono veramente le destinazioni che trattano. Questo è il segreto, per cui sapere quali sono gli hotel più comodi, i ristoranti più sfiziosi, quali sono gli itinerari più giusti per non perdere tempo. Il mezzo di trasporto migliore da un luogo all'altro. Questo è un valore aggiunto molto importante, con alle spalle l'economia di scala della multinazionale, quindi la dimensione importante di una multinazionale e la sua solidità finanziaria, quindi che questo è molto importante. Quindi destinazioni trattate sicuramente Sud America. Sud America, Brasile, una delle principali, la Patagonia con l'Argentina e il Cile e poi storicamente il Portogallo, ad esempio tutto ciò che riguarda anche il Portogallo extracontinentale come l'arcipelago delle Azzorre, sulle quali King Holidays è il primo tour operator italiano. Poi ci sono una serie di destinazioni in Europa, l'Europa continentale, anche delle destinazioni sul bacino del Mediterraneo che hanno doppia valenza culturale e balneare come Malta, come la Turchia, come la Tunisia. E poi da il Marocco e da qualche anno anche una programmazione dedicata all'Asia e Medio Oriente, della quale fa parte anche Israele. E passiamo a Israele. Israele è una terra che ha mille sfaccettature. Ma anche di più. È davvero una terra molto variegata, multiculturale, molto giovane, diversa da quello che normalmente ci si aspetta. Una sorpresa. So che tra l'altro tu sei stata. Io sono stata un anno fa e l'ho trovata una terra meravigliosa, molto interessante. Interessante anche per chi dovesse affrontare un viaggio per il turismo religioso, ma non è il viaggio che ho fatto io, ho fatto un viaggio molto interessante. Esatto, tra l'altro, anzi, in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, proprio stiamo vivendo il grande cambiamento della percezione, non più solo destinazione dedicata al turismo religioso, ma anche a un viaggio leisure come magari hai fatto tu. Sì, io ho fatto, intanto stiamo vedendo delle bellissime immagini. Sì, vedi ad esempio il Muro del Pianto, i luoghi sacri di Gerusalemme, vediamo le cupole del Sacro Sepolcro, distano davvero pochissimi metri in linea d'aria, quindi tanti luoghi sacri pieni di una grande importanza, di un grande valore religioso, ma vicinissimi tra di loro, quindi amati un po' da tutta la popolazione nel mondo che appunto li sentono come, li vivono come propri, quindi un'esperienza molto personale. Un viaggio in Israele, e questo credo che tu possa confermarmelo, è un viaggio molto personale, molto emotivo, legato a delle grosse passioni, a prescindere dalla religione che si professi o quelle o le motivazioni. Questa è Tel Aviv, esatto, è detta la New York del Medio Oriente, la Miami del Medio Oriente,
Poi c'è il deserto, un deserto roccioso e non sabbioso, un deserto detto molto amichevole, un deserto allegro, ricco anche di zone ricche di flora e di fauna. Acco, la città dei Crociati, sì. Il lago di Tiberiade, le sinagoghe, i luoghi archeologici, i luoghi sacri. Qui è il fiume Giordano, dove ancora oggi nel 2014 puoi andare a battezzarti nelle acque del fiume Giordano. È qualcosa di assolutamente anacronistico rispetto ad una modernità che tu vivi a Tel Aviv, nelle strade di Tel Aviv o di Gerusalemme, perché non c'è solo la Gerusalemme vecchia o antica, ma c'è anche una Gerusalemme moderna, dove c'è una grande dedizione al food and wine, al perdersi tra le strade a fare sightseeing e magari festeggiare fino alle 6 del mattino nelle più belle discoteche appunto di Israele. Ma allora, tre impressioni che mi sono rimaste nel cuore. Intanto Tel Aviv è una città sorprendente, perché è una città che vive di giorno e di notte, si mangia molto bene, ci sono ristoranti, locali notturni. È detta la città che non dorme mai. Un mare bellissimo, esatto. Quindi molto interessante. La passeggiata verso Jaffa mi sento di consigliare. Bravissima, splendida. Il bagno nel Mar Morto, che seppure fosse inverno aveva una temperatura abbordabile, piacevole. Esatto. Poi è un'esperienza stare a galla, comunque non riuscire ad affondare. Sai che è un mare 30 volte più salato dei mari normali, quindi... Beh, un po' ce ne si accorge. Esatto, brucia un po'. Un po' ce ne si accorge, diciamo così. Si esce con una pelle bellissima, sì, morbidissima. Infatti le proprietà benefiche per la pelle, ma anche per la respirazione, per i sali minerali o per l'aria molto pura di questa zona particolare di Israele, sono rinomati. Poi vabbè, ho visto anche Masada, luogo interessante. Un simbolo del coraggio del mondo ebraico, rispettatissimo, importantissimo in tutto il mondo, davvero. Che ha resistito per anni nei confronti, esatto, dei romani. Potenza e tra l'altro avrei visto da sopra che si notavano ancora i limiti dei campi dei romani dopo 2000 anni. Si notano ancora due campi romani, esatto. Ancora oggi si vedono. E poi vabbè, è molto interessante Gerusalemme, perché anche se non vai in Israele per fare un viaggio spirituale, la spiritualità di Israele ti pervade. Bravissima, non potevi dirlo in una maniera migliore. Ti ringrazio. Ti pervade comunque il Santo Sepolcro, piuttosto che il Muro del Pianto, piuttosto che anche la Cupola della Roccia, emozionante. Sì. Devo dirti, io sono siciliano e non ebreo, ma in Israele mi sento molto a casa. Questi luoghi è come se li avessi vissuti sempre, come se ci fossi stato magari, non so, in un'altra vita. E questo è quello che io sento anche nelle parole delle persone, come te un po', come hai parlato adesso e come l'hai descritta, come se ci fossi già stata anche tante altre volte. Sì, Israele ti rimane nel cuore, una meta che devo dire ti rimane nel cuore, poi è molto vicina all'Italia. Sono solo 3 ore e mezza di volo dall'Italia, quindi è un'alternativa perfetta per i viaggiatori che amano scoprire nuove destinazioni. E si può anche fare mare. Si fa tantissimo mare, abbiamo 4 mari. È vero, avete 4 mari, certo. Diciamo che però il mare per eccellenza è il Mar Mediterraneo ed è una meta da questo punto di vista abbastanza nuova. Esatto, tra l'altro nel 2011 Tel Aviv è stata eletta una delle 10 top city beaches del mondo, quindi un record importante per questa città. Allora, torniamo a King Holidays, sì. Itinerari che suggerite? Allora, King Holidays su Israele, ma in generale su tutte le destinazioni trattate, offre diversi tipi di viaggi in base a quelle che sono le esigenze del cliente. Si può optare per il tour di gruppo, quindi completamente organizzato, con tutti i servizi già precisi e dettagliati, che va bene anche in Israele. Un tour di 8-7 giorni è sufficiente per visitare tutte le tappe essenziali della destinazione, ma un altro punto di forza di King Holidays è quello di offrire viaggi anche per chi vuole viaggiare individualmente, quindi chi vuole stare da solo. Viaggi organizzati su base privata, quindi con guide, autisti e trasferimenti, tutto su base individuale, oppure fly and drive, quindi auto a noleggio e totale libertà di movimento. Quanto può costare un viaggio in Israele? Allora, dipende. Un viaggio di gruppo, direi tutto compreso, intorno ai 1.600-1.700 euro. Se si vuole fare un fly and drive, che in Israele è facilissimo da realizzare, 1.200-1.400. E invece, per quanto riguarda i soggiorni singoli nelle città, quindi Gerusalemme o Tel Aviv, o entrambe, perché sono molto vicine, ci sono anche offerte da 500-600 euro a persona. Quanto tempo prima dobbiamo prenotare? Indicativamente noi consigliamo sempre almeno 2 mesi prima, un mese prima. Con anticipo è sempre meglio, perché si organizza con calma. Si organizza con calma, si trovano i posti che si vogliono effettivamente, esatto, trovare. Dove possiamo acquistare in questi tutte viaggi? Le agenzie di viaggi, in particolare nelle agenzie del circuito King Royal Club, che sono le agenzie partner di King Holidays.
Noi ringraziamo per essere stato con noi Carlo Menegazzi, MECS, ufficio stampa King Holidays. Grazie a voi. Ringraziamo Pietro De Arena, direttore marketing, ufficio nazionale israeliano del turismo. Grazie Giulia. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Thank you.